E dopo gli iPhone, come da tradizione, ecco che arrivano gli Apple Watch. Apple Watch serie 9, lo strepitoso nuovo cinturino Nike, devo dire che è stata una bellissima aggiunta di design, e poi la seconda versione di Apple Watch Ultra. Quest'anno le novità lato Apple Watch non sono tantissime, forse la più interessante è quella lato software del Pinch to Click. Hanno lavorato tantissimo lato sostenibilità per ridurre l'impatto nella produzione proprio, per esempio, del serie 9. Le confezioni di Apple Watch comunque sono sempre strepitose, molto più belle di quelle di iPhone che hanno la rappresentazione del frontale. Packaging che non è variato moltissimo, nel senso che abbiamo sempre questa bella parte di raccoglimento che serve per assemblare i due pezzi che compongono Apple Watch. La cassa, in questo caso blu, e il cinturino. Upgrade del cavo anche per il serie 9, come vedete è lo stesso che c'è dentro Apple Watch Ultra, bellissimo, sempre con questo filo di rivestimento che lo rende molto molto protettivo. Il nostro amico serie 9 incassa Midnight. Mi piacerebbe vedere questi nuovi cinturini Nike, che potete comprare anche per il vostro vecchio modello. Ancora Apple non ha modificato adesso vi dico perché ho esclamato, non ha modificato il passo dei suoi Apple Watch, quindi funzionano ancora dal modello 1. Questa cosa è stata veramente molto fica, secondo me. Hanno cambiato un po' il packaging del cinturino, molto figo, bellissimo, devo dire, mi piace tantissimo come design, magari non come colore, l'avrei scelto di un colore diverso, però è bello perché è fatto con questi pezzi di plastica riciclata che adesso si vedono utilizzare anche nei pavimenti, nei rivestimenti delle cose, eccetera eccetera. Mi sembra molto figo che puoi scaricarti la watch face dedicata di Nike direttamente da qui. Mentre si sincronizza, andiamo a vedere l'Apple Watch di seconda generazione. Non è cambiato tantissimo, è cambiato il display, c'è una luminosità maggiore, 3000 nit, che fa la differenza su un Apple Watch più che su un iPhone, perché questo è pensato soprattutto per l'uso all'aria aperta, l'uso sportivo, eccetera eccetera. Ma andiamo ad aprirlo e capiamo un po' quali sono le novità. All'interno sempre una bellissima confezione molto curata, che strizza l'occhio in maniera molto chiara all'idea di montagna. Molto 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 fighi i nuovi cinturini, ancora una volta, devo dire. Come vedete è cambiata anche questa watch face principale, che serve ovviamente ad avere tutti i dati sotto controllo, e qui abbiamo un cinturino alpino di ultima generazione in colorazione blu. Apple Watch ha il merito di aver portato il titanio per primo all'interno del mondo Apple, nel senso che è un oggettino veramente eccezionale. Devo dire che forse un po' mi dispiace che il nuovo iPhone non abbia esattamente questa finitura, è veramente stupendo, uno degli oggetti più belli per quanto mi riguarda che Apple abbia mai fatto. Tra l'altro, piccolo dettaglio, questa coordinata geografica è quella dell'headquarter che c'è a Cupertino di Apple. Qui dentro abbiamo lo stesso cavo del Apple Watch tradizionale, solo che questo ha il back in alluminio, questo in teoria ha il back in sempre alluminio, pensavo fosse in acciaio. Ok, perfetto, quindi è veramente identico. Abbiamo, come vi dicevo, il nuovo cinturino, eccolo qua, è esattamente come il mio, semplicemente non è nero, ma è in colorazione grigio, verde, blu, eccetera eccetera, molto bello. In the meanwhile si è configurato, diciamo, l'Apple Watch serie 9. Andiamo a vedere queste piccole novità che sono state introdotte. Vabbè, watchOS ovviamente è cambiato, abbiamo un modo diverso di utilizzare i tasti, abbiamo questi simpatici widget che ci permettono finalmente di non dover passare per forza per le applicazioni, ma di passare direttamente alle informazioni direttamente nella watch face. Molto interessante il fatto che Siri sia stato implementato all'interno del watch, sia di ovviamente Apple Watch Ultra che del serie 9, quindi molte delle task, soprattutto quelle locali, che non hanno bisogno di internet, possono essere elaborate all'interno del sistema operativo stesso. Questo ci permette di farlo funzionare un po' dappertutto. Una delle nuove funzionalità, cioè il doppio tap per stoppare un timer, per rispondere a una chiamata, eccetera, senza dover utilizzare le mani, non è ancora disponibile. Arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non è chiarissimo quando, però mi sembra una cosa molto fica, nel senso che va bene, si poteva già fare con l'accessibilità, con le varie feature di accessibilità, però dovrebbero aver migliorato la sensibilità, non ci sono degli errori se per caso battiamo le mani, tocchiamo cose, dovrebbe essere tutto molto più preciso. Mi piace anche il fatto che ti abituano a fare una gesture che poi servirà, come vi dicevo già nel video di reazioni, al Vision Pro. Come vedete, direttamente dalla scansione mi permette di visualizzare questa watch face, aggiungerla ai miei quadranti. Molto figa questa interazione, guarda qua che bellezza.
Altra cosa molto interessante dovrebbe essere quella di ricerca del nostro telefono. Vedete, se io premo qua, posso certo farlo suonare, ma hanno messo anche la ricerca di precisione. Parte, mi dice 03, 03, 02, trovato. Sì, bello farlo suonare, ma a volte può essere veramente comodo andare a capire in quale borsa esattamente lo abbiamo ficcato, se è finito sotto il divano, eccetera, eccetera. Piccole migliorie, piccole novità. Non farei un upgrade se ho il modello precedente, in questo caso appunto l'Ultra di prima generazione, oppure addirittura un Apple Watch 8. Gli Apple Watch secondo me sono dei device che sono molto intelligenti perché durano molto a lungo, anche su scelta di Apple, sia perché li aggiornano a lungo, sia perché le forme cambiano molto più lentamente che non rispetto ad iPhone, quindi sono praticamente indistinguibili. Devo dire che mi sarebbe piaciuto un Apple Watch Ultra magari in colorazione grafite, magari scuro, sarebbe stato veramente fighissimo. In ogni caso io me lo porto via, posto proprio per partire nel video di test del nuovo iPhone, così possiamo fare, diciamo, un raffronto di quelle che sono tutte le novità anche utilizzandole sul campo. Per i più curiosi vi mostro anche la nuova watch face che hanno pensato per l'Apple Watch Ultra, molto bella. Sì, quello che cambia è, come vi dicevo, processori nuovi, schermi nuovi e questo chip che permette una ricerca più di precisione, oltre alla carbon neutralità. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio comunque sempre il link qui sotto in descrizione per fare un preordine, escono domani. E niente, salutoni!